Le solite barzellette di Berlusconi per gli italiani che cerca di prendere in giro. Ormai gli italiani sono vaccinati, Berlusconi promette cali di tasse, promette soldi e posti per tutti, ma non si capisce da dove vuole prendere i soldi. Noi invece abbiamo progetti, proposte concrete, sappiamo dove prendere i soldi, li prenderemo ai corrotti, agli evasori fiscali, alle mafie. E li inseriremo nel circuito dell'economia della legalità. E noi, al contrario di quello che ha fatto Berlusconi, che ha fatto pagare la crisi finanziaria a coloro i quali col reddito del lavoro dipendente, al reddito fisso, noi riequilibreremo anche il sistema fiscale facendo pagare meno tasse a quelli che hanno pagato sempre tasse e più tasse ai più ricchi. Però qualcuno ancora dice che nel PD, per esempio, che voi favorite Berlusconi, insomma, la vostra presenza favorirebbe Berlusconi. Beh, a proposito di PD, io credo che finalmente Bersani con l'ultima sua dichiarazione ha gettato la maschera. In questa scaramuccia a distanza che c'è con Monti ha detto che così salta l'accordo, l'alleanza futura, il che significa quindi Bersani per la prima volta ammette pubblicamente di essere alleato di Monti, il che significa che Bersani è alleato di Monti, Sendola che è alleato con Bersani è anche alleato di Monti, quindi sono tutti alleati per quelle politiche neoliberiste di cui hanno pagato gli italiani. Gli unici che sono dalla parte dei lavoratori siamo noi. Quindi lei chiude eventuali alleanze anche dopo il voto con il PD? Al momento il risultato è che Bersani è alleato di Monti, questo sia chiaro agli italiani, poi si vedrà. Se lei dice che siete una mucchiata, che la vera sinistra è essere l'alleato di Monti e sì. la vera sinistra, essere alleati con Monti ed essere sinistra è veramente un paradosso.